proposta di fare, insomma, comunicazione via web in modalità, come si dice adesso, dal basso. E quindi questa per settembre-ottobre, se ce la facciamo, abbiamo già cominciato a lavorare, quindi era anche giusto dare un minimo. L'altra invece, che ci hanno richiesto proprio loro, è un lavoro a quattro mani, anche con Salvatore e con Gianni, che si voleva preparare per dare un po' di enfasi al lavoro di Innovatori PA. Innovatori PA è una rete promossa qui dal Formet e da Forum PA, che sono qui al tavolo, che è diventato un fenomeno anche osservato, diciamo, in maniera importante dalle stanze del potere, nel senso che tutta una serie di innovatori un po' disubbidienti, un po' scapigliati, hanno tirato fuori dei temi sicuramente interessanti, ma oltre i temi hanno disegnato alcuni percorsi, possiamo dire non convenzionali, per affrontare appunto il tema dell'innovazione in questo paese. Quindi anche su questo stiamo affrontando un lavoro che poi sarà sicuramente divulgato. Salvatore, se vuoi dire tu qualcosa anche su, visto che hai letto anche prima ancora in bocca, Marito di parlare del libro. Secondo me si vorrei prima sentire voi, dopo quando arriva Mario sentiamo che lui sulla prestazione, cioè sul tipo di percorso che è stato affrontato. Mi hai autorizzato a essere semiserio. Sì, ma noi siamo così, dobbiamo cambiare. Cercherò di esserlo. Nel senso che. Non ci riesci. No, prima dico una cosa seria, e la cosa seria è che vedendo il lavoro di Gigi dal punto di vista del lavoro che faccio al Format, lo ritengo un ottimo strumento di divulgazione, nel senso che come dire, un libro che arriva è un libro giusto al momento giusto, perché riesce a fare il punto su tutta una serie di temi che sono in continuo movimento, in continua evoluzione, e poi è difficile fare il punto. Cioè, non è semplice parlare di cose che ogni giorno in qualche modo cambiano e si arricchiscono. Però a questo punto mi tocca anche parlare di Gigi come persona, cioè perché è un buon libro di divulgazione? Forse perché è un libro scritto da un umanista che si occupa di cose tecnologiche, perché è scritto da qualcuno che lavora nella pubblica amministrazione e che quindi è comprensibile a chi lavora nella pubblica amministrazione. È un libro ricco di esempi, per questo è un ottimo libro di divulgazione. Noi abbiamo sempre, finora parlato di innovatori come disobbedienti, o meglio, l'origine era quella. L'origine in realtà era che l'innovazione è una disobbedienza riuscita, disobbedienza riuscita nel senso che ha funzionato, non che il disobbediente l'ha fatta franca, ha funzionato e quindi è diventato un qualcosa di associato. Io vorrei aggiungere un altro tipo di definizione che viene usata in una rete spagnola di innovazione, diciamo, economia, e che è quella dell'innovatore inquieto. Nel senso che mi sembra la definizione che si adatta molto bene a Gigi, è un inquieto. Il contenuto del suo libro è, come dire, il risultato della sua inquietudine che quotidianamente si trasferisce nel suo blog, nei suoi Twitter, nei suoi messaggi. E che gli consente anche di essere una persona che accumula, che arricchisce con una sfaccettatura multipla le sue conoscenze. E il libro è importante perché le sistematizza. Ritornando al Gigi come innovatore inquieto, sa che magari con queste caratteristiche particolari, c'è un dipendente pubblico che fa il blogger. Diciamo, tra i blogger che sono molto letti, pochi sono quelli che veramente lavorano dentro la pubblica amministrazione. Sì, Mario, che la siamo girata. A noi hanno chiamato, a me hanno fatto fotografare con gli occhiali neri. A noi hanno mandato un'email. Davanti a sé con gli occhiali normali. A noi che l'abbiamo pubblicato sul sito, ci hanno scritto e ci hanno detto: ma chi è quel vecchietto vicino a Gigi?
non ti dico le mie figlie. Va bene, io comunque finirei esortandovi a non comprare il libro, perché in realtà il coro blogger già ha cercato e quindi ancora non ce l'hanno dato mai. Ma non c'è tutto quello che c'è sul blog, il libro c'è molto, però darei la parola a Mario come soddisfattore, così torniamo seri. Il libro, a parte le birichinate, è invece meritevole, perché sa, il grande vantaggio che si connette a quello che stava dicendo il te Salvatore, che è una persona che ha voglia di conoscere l'innovazione, riconosce, eccetera, ma poi deve, ahimè, lavorare per un datore di lavoro che grosso modo vuole anche che lui abbia un output, grosso modo. Come tutte le amministrazioni pubbliche, c'è una vaga idea, perlomeno ogni tanto, e quindi si deve cimentare con la cosa più complicata da fare in questo nostro bellissimo paese, che è quella non di invaghirsi nell'innovazione tecnologica di per sé, cosa che è tutto legittimo, ma quando sei nella veste di pubblica amministrazione che deve rendicontare ai cittadini che sta spendendo i loro soldi per fare delle cose funzionali, diciamo, fare quella cosa che in nessuna gara pubblica ancora oggi riusciamo a fare, e cioè di dire: ma l'impatto di questa innovazione, di questo progetto, di questa soluzione, qual è? Quanto è grande? Quanto è indiscutibilmente verificabile e in quale misura? E questo, ahimè, noi siamo molto lontani. Uno dei meriti del libro è che continuamente si sente che il libro sarebbe fare un libro totalmente tecnologico, di questo non ci piove, però viene tirato, per così dire, giù per le braghe, a rimettere i piedi per terra e a mollare la mongolfiera della tecnologia. Quindi i piedi per terra si riportano a questo confronto con due questioni, che sono i tempi, quindi la tecnologia deve darti risposte in tempi umani, e connessa con la questione dei tempi, le risorse umane, cioè la gente nella sua testa individuale, quindi capacità di usare, o negli interventi di capacity building che puoi anche immaginare di fare, e che sempre meno in me invece la pubblica amministrazione fa, quindi costruire le capacità delle risorse umane a utilizzare la singola tecnologia. E il secondo passaggio fondamentale e del tutto assente, che una volta che tu hai degli individui che individualmente sono capaci all'interno della tua organizzazione di gestire e usare quelle risorse, quelle innovazioni, quegli strumenti, sei capace poi di metterli in una rete interna di lavoro tale per cui poi collaborino ai fini di un output. Stamattina c'era il documento della PEC, io quando vado a parlare di PEC è come se cazzero, perché c'è una cosa che ho sempre considerato, diciamo, una delle soluzioni della PEC, adesso la PEC si raccomanda, ma la PEC è una delle soluzioni, neanche la migliore, però è una finestra importante che noi dobbiamo aprire sulla pubblica amministrazione, perché sennò la pubblica amministrazione ti dice: ah, siccome non è la cosa più bella del mondo, siccome ci sono anche i missili che vanno su Marte, allora non faccio il cazzo, scusate, non faccio niente. E invece non è così. Anche quello è uno strumento per farli lavorare in modo sensato, perché se io poi come cittadino, nessuno mi ha spiegato a cosa serve, cioè la mando al Comune di Roma per fare quale dei 1000 procedimenti che fanno, quale delle 1000 istanze, come sappiamo dalla teoria delle reti di interrelazione, i sistemi hanno 1000 istanze, ma quelle importanti sono 10, quelle che fanno il grande volume di transazioni sono 12. Allora, lavoriamo su quelle 12, identifichiamole, diciamo che quelle 12 si fanno 12 sportelli per i relativi processi. Ecco, e diciamo ai cittadini quali sono i moduli che si mandano con la PEC e qual è anche il funzionario che si sono della PEC, perché poi la PEC è una parola magica per nascondere definitivamente i titolari del procedimento, è una parola italiana che però ogni tanto funziona. Se tu ci avessi il titolare del procedimento sarebbe cosa utile. E qui veniamo al suo datore di lavoro, che non l'ha ancora licenziato, quindi vuol dire che lui dei risultati che ha portati in questi anni di alta innovazione.
chiaro che stiamo parlando con un pazzo. Non so se questo libro è tecnicamente. Ma è bello che vuoi di consolo è bello. Appellandosi alla giostola, però anche la mia di lui a presentare il suo libro, quindi è uno che si cerca voi. Gli amici di merenda sono tutti la lui ce l'aveva detto, venite, facciamo una cosa informale, ci divertiamo e quindi ci stiamo facendo. No, in effetti c'è secondo me molto bisogno un po' di sana follia. Vedo che ormai sta tentando anche di recuperare Erasmo da Rotterdam e in questo momento secondo me un pochettino di sana follia in questo mondo, di un pochettino di sana follia ce n'è molto bisogno. Venendo alle cose serie, in introduzione del libro a pagina 18 parla giustamente della tecnologia non negoziabile e fa degli esempi, fa dei paralleli col mondo bancario dicendo giustamente che possibilità ha ciascuno di noi di andare a negoziare col sistema finanziario, il fatto che non vuole più giocare al gioco del bancomat o al gioco del remote banking. Queste cose esistono, non c'è nessuna possibilità di farci nulla, di lottare, queste cose esistono. Quindi la parola magica è switch off. Parola magica è switch off, ma la sensazione è che di fronte a queste continue sollecitazioni switch off, ci sia qualche cosa, qualcuno, qualcosa di impenetrabile, di invisibile, che fa resistenza. E il problema secondo me è proprio la resistenza. Allora, siccome Gigi parte, la prende lunga, perché poi in realtà addirittura la partiva dagli indiani, dai filosofi, no, dell'antico Oriente, quindi ancora molto prima di Petrarca, la fa un bel percorso veramente interessante, io mi propongo un altro stimolo interessante, perché la prima cosa che mi è venuta in mente, finendo di leggere il libro di Gigi e riprendendo quella considerazione sullo switch off, a me è venuto in mente il Go West. Mi è venuto in mente il momento in cui siamo metà 800, dalla costa atlantica si decide di arrivare alla costa principale. C'è l'oro, lo sappiamo tutti, alla fine si dice qua c'è l'oro, bisogna andare al West perché al West c'è l'oro, c'è la ricchezza, e il primo problema è creare le strade di comunicazione. Quindi siamo davanti all'operazione inizio di una grandissima operazione di innovazione. Ecco, allora, voi sapete chi fu il più grosso finanziatore della rete ferroviaria che andò verso il Pacifico, quindi che diede di fatto inizio alla missione Go West? Furono due signori, uno si chiamava Wells, l'altro si chiamava Fargo, e che cosa facevano di mestiere questi due qua? Avevano praticamente il monopolio delle compagnie di diligenza. Quindi loro che cosa, in pratica, questi due, che io me li immagino che una sera si trovano a casa con magari due mogli e si guardano e dicono ma che facciamo, perché qui adesso prima o poi arriva l'innovazione, noi abbiamo il monopolio delle diligenze, il monopolio delle stazioni di posta e abbiamo una società che sta andando molto bene perché c'era moltissima domanda per servizi di diligenza di stazioni di posta. Loro dicono facciamo una cosa, visto che la società sta andando molto bene, vendiamola, prendiamo tutto quello che abbiamo e lo investiamo nella rete ferroviaria. Signori Wells e Fargo adesso sono proprietari dell'American Express, sono proprietari della più grande rete di money transfer mondiale, i primi guru riconosciuti del sistema di home banking, quindi gente che ha fatto l'innovazione sul serio partendo dall'infrastruttura fisica di comunicazione, la rete ferroviaria, e qui il parallelo è facile, parliamo di infrastruttura fisica di banda larga, al fatto di dire ma che accidenti ci facciamo girare su queste cose, perché poi il problema era man mano che questi arrivavano a costruire la ferrovia nasceva il primo borgo, le prime due cose che venivano costruite erano il saloon, e quello l'abbiamo visto nei film, le sparatorie, arriva Gringo e spara, e quello che suona il piano eccetera eccetera, ma la seconda cosa che veniva costruita era la banca, perché c'era il problema di trasferire poi indietro da una parte i risparmi e gli stipendi dei minatori, dall'altra parte gli incassi che facevano i gestori delle concessioni minerarie. Questo è tutto questo lunghissimo giro per dire, probabilmente anche in questo caso switch off si fa al momento in cui chi sta ancora frapponendo e facendo resistenza capisce che forse è il caso che invece si venga a patti con questo nemico invisibile che è l'innovazione. E il sogno di tutti noi, ma sicuramente per primo il sogno di Gigi, è pensare a un paese che ha il coraggio di dire
da domani, ma ho coraggio di dirlo con una norma, mi dispiace che Mario è andato via, perché sarebbe stato carino che poi gliela raccontasse lui al ministro, sarebbe carino provare a pensare a una norma molto semplice. Lo Stato italiano riconosce il fatto che il digitale è un lusso e come tale, l'analogico è un lusso e come tale va tassato. Il digitale è il normale e come tale non va tassato con ti metto l'X% nella transazione della carta di credito per pagare l'ICI o piuttosto che per pagare la multa, perché il vero lusso a questo punto è scrivere le cose con la penna e il calamaio. Da questo punto di vista sarebbe bello pensare a un mondo che tassa l'analogico e fa uno switch off che ci consenta finalmente di dare piena attuazione a quello che troverete nel libro di Gigi che dovete necessariamente. Grazie Paolo. E adesso il paron de casa, dalle mie parti. Ma sì, mi sembra che l'autore di Gigi quindi vorrei un po' sottolineare il processo. Noi l'altro anno qui a Forum PA, in questa sala, anche se lo scorso anno era in maniera diversa, presentavo il libro di Michele Vianello sempre sulla cittadinanza digitale. Non è un caso, è un po' che fa di piacere, non è un caso, due elementi mettono in evidenza. Uno, quello appunto come stiamo cercando, e grazie a tutti voi che stiamo riuscendo di far sì che Forum PA sia appunto occasione per far emergere questi contributi. Oggi pomeriggio, e poi ne parlerò ancora, c'è subito dopo questa conferenza stampa, questa presentazione del libro, c'è Amministrare 2.0, questo incontro di lavoro che facciamo ormai per il secondo anno qua a Forum PA sul tema appunto che stiamo vedendo oggi. Il libro finisce proprio in appendice riportando il manifesto che è stato elaborato lo scorso anno nell'ambito di questo incontro del Ministero 2.0 e sarò lavorato con tutti quelli che hanno contribuito e continuano a contribuire e oggi ne riparliamo e lo emendiamo appunto insieme a tutti coloro che vorranno partecipare. Quindi un processo che stiamo cercando di alimentare che a mio avviso è importante e centrale per noi. L'altra cosa mi viene da dire è che non è un caso, Vianello una volta e Gigi l'altra, un po' lo diceva anche Dalco prima, questa appunto innovazione che viene tra virgolette dal basso, Vianello era vice sindaco, ma io dico dal basso dal territorio, cioè non top down, e questo è qualcosa in questo momento che mi lascia in qualche modo perplesso o comunque centro la mia attenzione. Devo dire che io sto ritrovando, e proprio organizzando Forum PA, molto più vitalità, come era una volta, ai tempi delle reti civili, delle reti civiche, dei primi siti internet, quella vitalità che viene dai territori, e vedo molto più assente invece la parte centrale. Ora, a parte Mario Dalco, consigliere del ministro, spesso sfogliamo questo libro, ma adesso non potrò solo sfogliare, ci rendiamo conto che sono argomenti in cui chi governa in questo momento non tiene, a mio avviso, in sufficiente rilievo. Quindi due processi, uno questo che ritorna questa vitalità del basso e noi stiamo cercando di valorizzare con Forum PA, onore anche al merito all'editore, cioè appunto a coloro, noi attraverso questa manifestazione, un editore giovane coraggioso attraverso l'editoria che comunque tutti quei soggetti che sono facilitatori di questi processi. Il rischio se no è che ci fermiamo e continuiamo a celebrare noi stessi, non è quello che io sto cercando di fare con Forum PA, far sì che sia una manifestazione che sia autoreferenziale, che si celebra, ma che invece sia l'occasione per appunto dare spazio a queste idee, a queste esperienze e a questi personaggi. Quindi onore alla casa editrice e a te che hai avuto questo coraggio per soprattutto la forza per portare avanti questo progetto. Parte di questo lavoro lo conosco perché, come vi dicevo, fa parte di un processo condiviso che appunto condividiamo o online o a coppia o in altre occasioni fisiche itineranti. E che continua ad arricchirci un pochino tutti quanti, la rete innovatori PA, vedo Laura lì, appunto Salvatore Alfauro, la rete innovatori PA, qualcosa che abbiamo fatto come impostazione Formnet Forum PA, ma come sostanza da quanti sono adesso, quanti siamo? Abbiamo fatto 2.000
No, 2000 sembra il numero inventato, 2000. 2003 è cosa?